Grande voce del tuo, bentornati qui su Classicissimus ragazzi, bentornati in questo nuovo video signori. Bando e ciance, oggi siamo qua già nella schermata, perché guardate qua, abbiamo rintunzato le nostre casse. Infatti abbiamo 61,27 milioni da spendere, 139 mila di stipendi. Infatti abbiamo vinto il torneo precampionato. Come vi dicevo, non ve l'ho fatto vedere, ho provato la nuova squadra. Non sono riuscito a provare Godin, ma nonostante ciò abbiamo vinto il torneo. Sono gasato, Marziale ragazzi è una bomba atomica di ragazzo e c'ha solo 85, può ancora crescere molto. Vi ringrazio per tutti i commenti che mi avete dato, fatto, scritto, lasciato sull'ultimo video. Ho ascoltato in gran parte, difatti come potete vedere uno dei giocatori più menzionati all'interno di questi commenti era Fernandinho, che difatti è il mio obiettivo principale, perché è un Dabò potenziato, cioè nel senso, uno che fa legna, corre e sempre dappertutto, magari c'ha i piedi un po' quadrati, ma chi se ne frega. È piuttosto vecchio, quindi la sua valutazione si sta abbassando, ma a noi serve per un anno solo per cercare di fare l'assalto alla Champions. Andiamo a contattarlo per acquistare, dobbiamo spendere tra i 12 e i 15 milioni, così poi ci possiamo prendere un terzino e se i soldi avanzano, ciao Pep nel frattempo, anche un attaccante da buttare lì o un'ala magari da mettere al posto. Vediamo, insomma, vediamo quanti soldi abbiamo da spendere. Allora, io voglio un cartellino e vogliamo Bassi nel frattempo, perché tanto non penso che ci rifiuteranno senza neanche cominciare a parlare. Facciamo 12 e 5. What the fuck? Ma ok, ho buttato via i miei soldi. Ma scusatemi, c'era scritto 12 e 8? Avevo visto male? Ma... Oddio, dobbiamo parlare con lui adesso. Allora signori, nello stupore generale andiamo a fare questo contratto. Il problema qui sarà gestire decentemente lo stipendio, perché questo ha 155.000 euro di stipendi. Non so se ci capiamo giocando al Manchester City, quindi sarà quello l'intrigo più importante. Io ti farei 3 anni di contratto, anche se poi tanto non ci serviranno, in termini del perfetto. Adesso, caso del accessore non mi interessa, lui la vuole di 24 milioni. Vabbè, mettiamola a 25 milioni e 500, comunque se lo compriamo l'abbiamo preso a meno della metà, quindi se ci danno quei soldi lì, ok, 92.000 mi piace molto come inizio, perché vuol dire che noi possiamo molto abbassarci. Allora, controfferta, innanzitutto... bonus d'ingaggio io te lo pure leverei sinceramente, quasi quasi. Ok, 90.000, abbiamo abbassato di un pelo e 1 milione di ingaggio. Bonus d'ingaggio 1 milione, ma sapete che quasi quasi. Proviamo ad abbassare ancora giusto leggermente. Abbiamo detto 85, facciamo 87, troviamoci a metà e siamo contenti tutti. Dai, non facciamo gli infami, su, niente, 90 vuole sto infame. Va bene, dai, mi hai fatto risparmiare sui milioni e io spendo un po' di più sui contratti. Vabbè, comunque va a 120.000, abbiamo comunque, siamo rientrati molto nel prezzo. Quindi signori, il primo acquisto l'abbiamo fatto e il nostro buon Fernandinho prenderà il posto di Dabò, mi piange il cuore, immagino anche a voi, però è una cosa che andava fatta. Altro giocatore che mi piacerebbe avere nelle mie fila ed è un altro dei vostri consigli è il buon José Gaia probabilmente. Valore intorno ai 18 milioni, è abbastanza giovane, gioca al Valencia e lo stiamo seguendo come potete vedere. Lo mettiamo nella lista dei preferiti. Non dovrebbe costarci troppo, anche se non è finito la ricerca del giocatore. Adesso proviamo a contattarlo. È un terzino sinistro che può fare anche l'esterno sinistro, quindi magari si potrebbe buttarlo anche là davanti e via, proprio in caso di necessità. Vedete il valore 18.000, spero di spendere un po' di meno. Ci proviamo. Il giocatore ha una clausola di uscita, vuoi pagarla e evitare di trattare con il club? No, inizia a trattare con il club, 30 milioni per questo, manco morto, non ce li spendo. E se mi richiedono, tiè, e andiamo a prenderci un altro, per farla molto breve. Ciao bello, vediamo se sarà facile come il primo. Questo dovrebbe avere sull'80 di overall. Niente, 29.400, allora mi sa che io 20 milioni, tipo...
No, 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 tratta, ma vabbè, lo perderò, ma io quei soldi ho sbagliato. Raga, ho sbagliato tasto. Porca troia. No, no, ti metto termina trattativa. Via. Via, 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 non spendo quei soldi. Eccolo qua il nostro acquisto probabile di riserva. Guardate, fa anche l'ASA, anche se non mi serve, ma fa anche un ruolo in più. Dovrebbe essere più o meno un Roussillon della stessa tipologia di Gaia, un po' più vecchio e magari più sull'80 che sull'82-83. Però a me basta qualcosa in più di, cioè, colotto davanti. Ecco, questa è la mia idea. Vedete, valore 13 milioni e 500. Sto continuando a sbagliare, non so perché. Vediamo di non scazzare la trattativa e prendiamolo ad un prezzo onesto. Minchia, oh, ma che è? 23 milioni, ma dai, ma no, ma vaffanculo, dai, oh. Minchia, 13.500, allora 13.750. Non è che adesso possiamo salire così, eh? Cioè, Roussillon 26 milioni, ho capito che il mercato ormai è tutto un dire. Niente, è salito. Ah, abbiamo tempo. Ok, va bene. Hanno preso tempo. Va bene, almeno non hanno rifiutato. Ok, aspettano. Allora, quasi quasi io simulerei un po'. Intanto il nostro acquisto l'abbiamo fatto. Oggi non giocheremo un granché. Andiamo a vedere il calendario. Abbiamo tutto il tempo del mondo. Neanche troppo, a dire la verità, perché qui c'è la Supercoppa italiana con la Juventus, che andremo a giocare nel prossimo episodio. E cominceremo la prossima stagione nel prossimo episodio. Sicuramente oggi ci concentriamo prevalentemente sul mercato. 21 milioni. Ci hanno ripensato il giorno dopo e hanno detto 21 milioni. Io vado pure a trattare di nuovo. Che cazzo me ne frega. Tanto io più di 20 o 20 non li voglio mettere. Quindi io ti faccio una modifica alla clausola per la rivendita e te l'aumento. La metto al 15%. Fanculo. E la nuova offerta per il cartellino. Avevamo detto 16. Facciamo 18. Penso che questa possa essere la mia ultima offerta per Rusiglion, no? Dai, oh, oh, ma non puoi! 41.000! Oh, Rusiglion, mi stai costando un occhio della testa. Ho preso Fernandinho a molto meno. Ma cosa vuol dire? Ma dai, oh! Porca troia, sapevo che non dovevo scazzare la cosa con Gaia, ma pensa Teo. E dai, non rompere la minchia. 20 milioni e 35.500 di stipendio gli abbiamo dato a sto qua. Guarda, è meglio che tu sia forte, perché 79. 79, mamma mia. Già sento i commenti che mi dite di averli buttati nel cesso, sti soldi. Ma pensa te. Vabbè, dai, ci siamo presi il nostro terzino titolare di sinistra a questo punto. Andiamo a cambiarlo in live. Quindi Biraghi andrà nella squadra di riserva e finalmente Milinkovic. Milenkovic, no Milinkovic, perché quello gioca la Lazio, avrà la sua riserva. O perlomeno non giocherà, nel senso che non dovrà giocare per forza tutte le partite. Li ho buttati via i soldi? Spero di no, lo scopriremo solo vivendo. Dovrebbe diventare tranquillamente 80 entro breve, comunque, che era quello che mi interessava. Quindi, come potete vedere, ragazzi, la nostra rosa titolare, considerando che sia Roussillon che Milenkovic arriveranno a 80 nel corso di questa stagione, mi sembra una rosa tutto sommato di più che rispetto. Guardate i tre centrali e De Ligt, Godin, Lafont, tutti 87 plus. Le riserve non sono malissime, vedete che c'è quel Baez da 65 che va assolutamente cambiato. Adesso io ho 21 milioni, 22, 40 mila di stipendi circa, si può leggermente aggiustare a seconda delle necessità. I miei sogni, che più di tanto sogni non sono, ma solide realtà, ok, basta stronzate, sono il buon Zanone nazionale, ovvero Irving Lozano, ma costucchia ragazzi, costucchia un po' troppo. E l'altro è Carlos Vela, invece è una cosa molto più contenuta, lo stipendio è quello che è, 30 anni, 80, fa AD, AS e ATT, proprio, e anche COC, te, proprio fa tutti i ruoli che mi servono. Quindi lui, a dire la verità, sarebbe perfetto. Lui fa solo le due ali, quindi potrebbe anche Carlos Vela servire da riserva di Simeone in caso. Allora, terza trattativa di oggi.
quarta in realtà, visto anche quella di Gaia, che non è andata benissimo, facciamo finta che non sia esistita quella. Allora, a 15, io partirei dal tuo valore di mercato, perché loro vogliono spingerti a di più, quindi io partirò da qui e da qua, vediamo se ci muoviamo. La clausola per rivendita possiamo dargliela tranquillamente, perché tanto questo a chi cazzo lo rivendiamo, mi vorrei chiedere 23 milioni vogliono questi. Oh, ma ragazzi, ha 30 anni questo. Oh. Ultima offerta, ciccio. Ultima offerta. 18 milioni, o li vuoi o non te li vuoi. Perfetto, fanculo. Termina trattativa. Ma va, va, va. Dai, dai, prenderemo un altro. Che cazzo... Dai. Allora, ho dovuto cercare un po', ragazzi, sono passato un po' di tempo. Purtroppo non ho trovato grandi alternative, perché Plea, che poteva essere buono, costa troppo. Questi li abbiamo già visti prima. Proviamo con Dusan Tadic, che dovrebbe non costare troppo e dovrebbe essere adatto COC a DAS, che è un po' quello che serve a noi per rimpinzare il nostro turnover, la nostra rosa del turnover. Contatta per acquistare. Inaccettabile offerta per Tadic. Che te lo dico a fare? 20 milioni e 4, avanti, tratta e via. Sì, ma posso spendere 20 milioni? Vabbè, questo fa tanti ruoli, per l'amor di Dio si potrebbe anche pensare di spenderli, però se posso spendere di meno, allora io l'ultima offerta era 15, facciamo 16,50, salgo ancora, ma mi dà un po' sul cazzo. Oh, oh, clausola rivendita 10%, perfetto, oh, e ci voleva tanto, 16.500 mi sembra un buon prezzo per uno del genere, 30 anni, vi ricordo, 30 anni, trattiamo e vediamo un po', non dovrebbe avere uno stipendio eccessivamente alto, ce lo dovremmo permettere tranquillamente. Ciao, benvenuto nel laboratorio del buon Carlo Troppeolo. Dove sono i titoli che abbiamo vinto? Forse quello là, non lo so. 22.000 di stipendio, infatti. Ce la possiamo fare tranquillamente. Allora, io ti metterò importante, perché è vero che in Champions magari non farai il titolare, però comunque in campionato probabilmente sarai sempre titolare, quindi secondo me ci può stare. Ignora la clausola, perfetto. Stipendio, lui prendeva 22.000, io te ne darò 20. Ragazzi, lo sto facendo. Sono talmente disperato che lo sto veramente facendo. Ebbene sì, siamo a questo punto del mercato. Non ne posso più. Ragazzi, ho trollato il mercato. Cominciato così bene e finito così male. Lo so, non ne posso più. Sono qua da un'ora. Sono qua da un'ora a cercare di prendere un mongoloide da farmi da riserva. Aspetta che devo ancora prenderlo, perché questo vorrà anche giocare magari titolare. Cosa vuole? Cruciale adesso nel club. Magnifico, vaffanculo, va. Cioè, ma non ho capisco. Io ci ho scritto stronzo sulla faccia. Offerta inaccettabile. E vabbè. Neanche patto non sono riuscito a comprare. No, non ho i soldi, non ho i soldi, 55.000 di stipendio non te li do a te, ciccio bello. No, ce l'abbiamo fatta, ho speso dei soldi veramente a caso, però non ne posso più. Alla fin fine abbiamo preso il mongoloide di Susaeda, signori, Susaeda. Sapevo neanche ancora che giocasse. 79, ma pensa a te, va, ci fa la sinistra, la destra. Ok, e così dovremmo... È avanzato qualche milioncino, lo so, ma non niente per prendere nessuno. Questa è la nostra formazione titolare e questa è la nostra formazione di riserva. Ovviamente Baez probabilmente lo giocherà o Simeone o Martial, o uno di questi verrà spostato a punta, non lo faremo giocare. Però per il momento, per non avere nessuno di qua né di là, l'ho messo lui. Abbiamo, ripeto, titolari di tutto rispetto, riserve così così, ma speriamo di farle giocare il meno possibile. Adesso avanziamo e poi riparleremo delle varie offerte, delle varie cose, ma fate conto che io non voglio vendere nessuno. Adesso mi arrivano i resoconti su giocatori che ho già trollato. Ho cominciato benissimo prendendo Fernandinho, poi alla fine ho finito trollando il mercato e prendendo gente che tutto sommato mi interessa relativamente, però c'erano da coprire dei buchi e questo l'abbiamo fatto tutto sommato bene, a mio modo di vedere. Ci rivedremo nel prossimo episodio fra qualche giorno per l'inizio della nuova stagione, la finale di Supercoppa e forse anche già i sorteggi di Champions. Spero questo video vi sia piaciuto, ragazzi, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo domani con un nuovo video. Bella!